Di Maio, durante il suo intervento nel capoluogo di Capitanata, ha presentato i candidati dei collegi uninominali della provincia. Tra questi anche la sanseverese Carla Giuliano. Sono Carla Giuliano, sono un avvocato che si occupa di diritto civile e diritto del lavoro. Innanzitutto vorrei ringraziare Luigi Di Maio e tutto il Movimento 5 Stelle per la fiducia che mi hanno accordato e sono fiera di contribuire con la mia professionalità e con il mio impegno a questo grande progetto di rinnovamento portato avanti dal Movimento. Il tema della legalità e della sicurezza è un tema particolarmente sentito dalla gente. Anche la Capitanata risente fortemente della mancanza di sicurezza. Nel solo 2017 a San Severo, che è la mia città, al solo commissariato della Polizia di Stato sono stati denunciati circa 2000 reati, senza considerare i reati denunciati presso le altre forze dell'ordine e ovviamente tutti i reati non denunciati. Avvocato Giuliano, com'è nata l'idea di candidarsi in un collegio importante come quello di San Severo Lucera, dove sfiderà lo Stadio Cusmai e Angelo Cera, due cavalli della politica? La mia idea di candidarmi è nata a seguito dell'apertura di Di Maio alla società civile. Ho sentito che dopo aver ricevuto molto, anche grazie all'aiuto dei miei genitori, dalla società, era il momento di dare qualcosa. Mi scontro contro due personaggi politici di tutto rilievo, ma sono serena e ci confronteremo apertamente sui programmi. È fiduciosa? Sono fiduciosa, sono entusiasta di questa esperienza, sono fiduciosa e la prendo con grande impegno e senso di responsabilità. Tra i programmi che ha in agenda, che cosa ha messo in pratica per la Capitanata, per il suo collegio, per il suo territorio? Beh, guardi, uno dei punti fondamentali è ovviamente le politiche del lavoro, le politiche dello sviluppo, che ovviamente hanno particolare proprio inerenza al nostro territorio, data l'elevata dispersione scolastica, il tasso di disoccupazione anche giovanile molto molto elevato.